Daria Poletti, peraltro in compagnia del senatore Puglia del Movimento 5 Stelle. A voi. Sì, eccoci, buongiorno Gianluca. Effettivamente continuano queste distanze all'interno del Partito Democratico, con tutte quante le differenze tra la posizione di Chidi, che oggi ha risposto in maniera molto netta al ministro Boschi, perché il ministro Boschi sostanzialmente ha chiesto ancora una volta a Chidi di ritirare il testo, il suo disegno di legge costituzionale, sostenendo che già all'epoca dell'Ulivo, l'Ulivo presentò una riforma in cui il Senato non era elettivo, ma era un Senato molto simile a quello tedesco. La replica di Chiti è stata netta, dicevamo, perché ha replicato alla Boschi dicendogli chiaramente che il progetto di legge del governo non ha come modello quello del Senato federale tedesco e che soprattutto sarebbe sproporzionato e inadatto in un momento in cui l'Italicum sta andando invece verso una legge ipermaggioritaria e dunque non ci sarebbero abbastanza tutele e garanzie. Di fatto Chiti non ritira questo suo disegno di legge che piace a molti nel Partito Democratico e in realtà siamo con l'onorevole Puglia e lo ringraziamo per essere qui con noi. Piace anche a molti del Movimento 5 Stelle, riduzione dei parlamentari, di fatto dimezzati i deputati, 100 senatori. Sareste pronti a votare questo disegno di legge? Assolutamente sì, poi pardon, non onorevole, ma semplice cittadino portavoce al Senato. Certamente sì, perché non è possibile a nostro avviso andare nella visione renziana e berlusconiana. Il PD deve scegliere cosa fare da grande, se continuare a votare con Berlusconi, come abbiamo visto con l'abbassamento delle pene sul voto di scambio politico-mafioso, gravissimo, oppure invece votare con noi. In questo caso è una riforma importantissima che segnerà il passo alle future generazioni. A me sembra tanto di sentire un re che vuole costruirsi la sua statua d'oro immensa e grande, senza badare che invece il popolo ha bisogno di tutt'altro. Quindi noi sicuramente riteniamo che il Senato deve essere non una corporazione come quella che vogliono fare, non elettiva, quindi addirittura poi ci sarà un partito del Presidente della Repubblica, 21 senatori stabiliti da lui, cioè quindi veramente un partito del Presidente, una corporazione quindi di una sola categoria, che è quella dei sindaci e dei Presidenti di regione che dovrebbero fare tutt'altro nella vita perché sono stati eletti per fare tutt'altro. E in realtà noi invece riteniamo che i senatori devono essere eletti a suffragio universale, quindi dal popolo, e quindi devono essere assolutamente quella rappresentanza del popolo. Poi ovviamente noi abbiamo una nostra idea che è fondamentale, quella di dare più forza al popolo, per cui dare la possibilità di avere dei referendum anche propositivi e dare anche la possibilità del cosiddetto recall, ossia richiamare un parlamentare che non sta facendo il suo dovere, in modo tale che i cittadini che lo hanno votato possano eventualmente ritirare la loro fiducia a questo parlamentare. Quindi. Ecco, dunque voi chiederete qualche modifica a Chiti o sareste disposti in questa prima fase, almeno in commissione, a votare quel testo per dare un segnale forte all'esecutivo? Ma noi riteniamo che il testo per adesso è buono. È ovvio che ha bisogno, a nostro avviso, di alcune correzioni, in particolare bisogna dare più forza al popolo, quindi ecco, la partecipazione diretta dei cittadini, perché ormai gli italiani hanno una certa cultura, non stiamo più veramente del 1940, quando magari parecchi non sapevano né leggere né scrivere. Quindi il popolo italiano è un popolo abbastanza Bene. adulto ormai e quindi possiamo anche darci forza. Perfetto, ringraziamo il cittadino Puglia di essere stato con noi.